problemi ad Acerra e di conseguenza anche in tutta la provincia ed anche a Battipaglia. La situazione in piena estate diventa critica ed il Comune con la sindaca Cecilia Francese e l'assessore all'ambiente Stefania Vecchio sono pronti ad azioni importanti per scongiurare disagi e disservizi. La situazione è questa, abbiamo avuto comunicazione ieri dall'Ecoambiente che ci sono problemi per lo smaltimento, per il conferimento dei rifiuti della frazione indifferenziata, perché c'è un sostanziale blocco del termovalorizzatore di Acerra. E quindi poiché è un ciclo, il termovalorizzatore di Acerra smaltisce ciò che manda anche lo STIR di Battipaglia, ovviamente non potendo liberare lo STIR è impossibile il conferimento. Abbiamo rappresentato queste difficoltà al prefetto di Salerno anche perché vogliamo evitare di trovarci di fronte a un'ulteriore emergenza rifiuti. Sicuramente anche con il liquidatore dell'Ecoambiente abbiamo già stabilito il da farsi, cioè praticamente che non si formeranno queste lunghissime file di camion dinanzi allo STIR, perché è inutile che attendano in fila questi camion se non c'è la possibilità di sversare. Quindi si farà un elenco insomma, delle urgenze e verranno chiamati i camion che potranno effettivamente sversare. Quindi eviteremo anche che si formino queste lunghe file sul territorio di Battipaglia. Quindi al momento non ci sarà nessun blocco? Al momento no, non si ravvisano le esigenze per questo blocco. Noi abbiamo chiesto proprio l'intervento del prefetto anche e della regione per individuare anche un sito alternativo, perché se questo problema al termovalorizzatore di Acerra dovesse protrarsi, è logico che la regione si debba far carico di una individuazione di un sito alternativo.